E buongiorno mondo, dobbiamo parlare in silenzio perché questa notte abbiamo dormito di nuovo in un campo sportivo. Abbiamo già sbaraccato, qui avevamo i nostri materassini. Le bici sono pronte, noi siamo pronti e usciamo in silenzio. Shh, non ditelo a nessuno, siamo a Kazinga. Ciao ragazzi. E niente ragazzi, ieri abbiamo cominciato in discesa, oggi cominciamo in salita. Guardate dove mi porta Murie per digerire subito la colazione. Mannaggia lui, mannaggia, ha cambiato idea, cerca la pianura. Bene, bene, meglio così. Ragazzi, eccoci finalmente a Linz. Tutto con le nostre gambe, siamo arrivati a Linz. Adesso andiamo a cercare una bottiglietta di quelle apposta per l'alcol, per la cucina di Muriel e facciamo un giro per Linz. E dopo aver finalmente trovato ed acquistato la bottiglietta per l'alcol della Trangia di Muriel, siamo arrivati alla cattedrale di Linz. Muriel è già dentro per visitarla, io sto aspettando che esca e intanto controllo le bici che sono lì appoggiate e appena esce lui entrerò io e ve la farò vedere. Anche se Muriel ride sempre quando lo dico, ma entrare e uscire dalle grandi città io lo odio, non mi piace, troppo bordello, troppi semafori. Non piace neanche a me. Non piace neanche a lui, adesso che lo fa anche in queste città dove ti suonano, ti strombazzano ed è un casino venirne fuori. Meno male che c'è la bike lane. Siamo quasi fuori da Linz. Ah, dopo. Guardate che cosa figa e utile che c'è sulle ciclabili qua in Austria. E se sul Danubio abbiamo fatto un paio di giorni belli in pianura, da oggi si comincia a salire. Finalmente abbiamo superato Linz, stiamo uscendo da Linz e andiamo in direzione Graz. Pedala Giappino, non parlare che sei in salita, pedala. Bella sta campagna, stiamo andando verso sud, ma sappiamo già, è tutto un sali e scendi, colline abbastanza morbide, ma con alcuni strappettini tra l'8 e il 10% che a volte fan penare. Infatti Muriel è un po' indietro. Adesso siamo un po' su un falso piano da 1 e 1 di pendenza in salita, quindi niente, ma tra poco si ricomincia a salire, quindi vi saluto, poso la cam e pedalo. Che ne dite? Ci sono anche le macchine, non è il caso. E dopo le salite, finalmente anche le discese. Vola Giappino, vola! Non si è fatta attendere. Guardala qua la salita. Ragazzi, sono le 3:40 e ancora non abbiamo mangiato, ma Muriel ha detto che va bene così perché siamo a dieta. Mangiamo tardi perché mangiamo tardi che sono le 4, ma almeno cerchiamo di fare quelli che mangiano un po' salubre, però con tutta quella salsa lì non sembra tanto salubre questa Non la insalata, eh. metto, ma dai, non la metto.
ragazzi, siamo arrivati a Steyr. Come avete visto, molto carina, ma noi dobbiamo passare veloci e c'è una festa qua. E quindi passiamo di là. Ok, giornata finita, abbiamo fatto 60 km, non sono tantissimi, ma comunque abbiamo visitato Linz, abbiamo visitato il convento, abbiamo fatto un po' di soste. Adesso siamo già qui, in questo prato, dove monteremo le tende, ma aspettiamo un po' più tardi perché dietro questi alberi ci sono delle case, potrebbero vederci, quindi ora prepariamo solo la cena. Muriel è già lì che lavora per far la cena, mangeremo degli hamburger e poi monteremo le tende, ci riposeremo e ci rivediamo domani. Buonanotte a tutti.